cambierà per sempre la sua vita. Riviviamo di fatto il momento in cui lo zio Ben viene ucciso. È un momento che segna la storia di Spider-Man. Se conoscete un minimo il fumetto, se avete visto i vecchi film, insomma, avete mille punti di riferimento per queste cose. Non credo si tratti di spoiler. E vedete, ecco, qui c'è una parte di New York, di Manhattan nello specifico. E vediamo Peter Parker che viene interrotto mentre stava tornando tranquillamente a casa e va a controllare, Vicino, dopo aver sentito uno devi andare sparo, da Vicky. va a vedere cosa è successo. Ecco, in questo caso noi siamo Peter Parker, stiamo andando avanti e c'è il povero zio Ben che, vabbè, ecco, sta tirando le cuoia. Eccolo qui. Come potete vedere, nessun personaggio riprende gli attori dei film, sotto nessun punto di vista. Diciamo, i modelli poligonali sono stati fatti senza seguire le fattezze degli attori delle nuove pellicole cinematografiche, Lo zio Ben è esattamente stato come la un storia. punto Quindi, fermo in insomma, un mondo senza vedete certezze. che diciamo, è liberamente Il tratto mondo da dei miei genitori era uno Spider-Man in generale. spaghetto. Allora, questo gioco a Sembrava noi ha geneticamente abbastanza deluso, a modificato ciò me che ha avevamo abbastanza costruito, deluso, trasformandolo in qualcosa perché di nuovo. ho scritto la recensione che Ora verrà lo zio Ben pubblicata domani era mattina, morto. però insomma già qui vi potrò Per onorarlo, dire la mia in persino generale. per non aver fermato Ci suo figlio, a sono quanto troppi avrei dovuto, problemi, è un gioco che sembra sotto molti dovevo punti di vista crescere, tirato via, diventare fatto Spider-Man. uscire in fretta e furia per Ti ho fatto del sfruttare bene, ma diciamo ti ho i preso un sacco di vantaggi cattivo. commerciali della Sono stato pubblicità io l'uomo che ha garantita ucciso lo dal zio film al Ben. cinema, nelle sale cinematografiche. E Ho adesso visto vediamo il quasi un volto di motivo, una i vita che non motivi vi che è. mi hanno spinto a dire che questo gioco per PlayStation 4 soprattutto non è tutto questo granché, insomma. Avete visto l'inizio, abbastanza lento, e da questa scena si passa immediatamente a un altro momento in cui appunto Spider-Man cerca di seguire quali sono diciamo, le tracce del killer di suo zio. E vedete già qui una cosa, i caricamenti abbastanza lunghi. Allora, tra una sequenza e l'altra ci sono caricamenti, ecco come questo che potete vedere, che comunque spezzano abbastanza l'azione. In un gioco open world che comunque, insomma, risulta abbastanza spezzettato in generale. Vedete anche che l'aspetto tecnico non è dei migliori. Ecco, questa immagine non è molto stabile. L'uomo che ha ucciso lo Le zio Ben non può texture, i essere modelli, insomma, in contato. generale E io lo non troverò. è stato fatto un grande lavoro da parte degli sviluppatori. Se non, ecco, per il modello poligonale di Non smetterò Spider-Man. Il mai di modello cercare poligonale di il killer dello zio Spider-Man Ben. è realizzato piuttosto Mai. bene, anche se forse è l'unica cosa che si salva, l'unica insieme al sistema di... Eccolo qua, di movimento tra i grattacieli di Manhattan, che è stato rivisto per adattarsi a questo nuovo gioco. E praticamente come funziona? Si utilizzano i grilletti dello stick, il sinistro per lanciare la ragnatela a sinistra In zona e il Tompkins, destro per guerra alfa, abbiamo lanciare la pronto il ragnatela soccorso a in fuga a destra. piedi. E quando si Ordine rilascia il Alfa, grilletto, si confermo il lascia la contatto a ragnatela. sud-est. Oh, Sto studiando adesso la missione questo dell'uomo che ha sparato allo permette zio di Ben. muoversi Meglio piuttosto controllarlo. bene lungo le vie di Manhattan. Una Manhattan che vedete tristemente vuota. Al di là di qualche macchina, sembra comunque ritrovarsi di fronte a un GTA delle vecchie generazioni, insomma, nulla che non si sia già visto in generale. Vedete che volteggiare comunque è molto gradevole. Noi abbiamo appena avuto una segnalazione e quindi cerchiamo di muoverci il più rapidamente possibile per le strade di Manhattan, volteggiando leggiadri come solo Spider-Man sa fare. Ecco, questa è forse l'unica cosa che questo gioco fa meglio di Infamous Second Son, perché Infamous Second Son non prevedeva le ragnatele e diciamo gli spostamenti in città erano visti e vissuti in un altro modo. Ricordate, con il potere del fumo, con il volo, insomma, c'erano tante opzioni diverse. E questa è forse una delle poche cose che questo gioco ha e Infamous no. Sotto tutti gli altri punti di vista, Infamous è, diciamo, un titolo migliore. Ehi, Larry, queste armi sono Ecco, vedete, abbiamo contrabbando. raggiunto Sono il adesso responsabile. il Quindi io punto sono il indicato dalla capo e tu mappa il dipendente.
Io non ho feedback, ragazzi, dal PC vedo che lo streaming dovrebbe andare bene. Fatemi sapere se la qualità dell'immagine è buona, se l'audio si sente, insomma, scrivetemelo qui in chat. Così avrò modo poi di eventualmente rispondervi o di aggiustare il tiro laddove necessario. Ok, qui vedete si possono scattare delle foto. In questo caso devo scattare la foto del capobanda. Tra l'altro il gioco prevede anche alcune missioni nei panni di Peter Parker, missioni particolarmente noiose, devo dire, che sembrano essere state per l'appunto aggiunte così senza un motivo particolare, come tante altre cose in realtà. Oh, qui vedete il senso di ragno, vedete, ci dice qualcosa, sta cadendo questo pezzo di gru, e allora noi a questo punto troviamo il pericolo, premiamo triangolo e ci salviamo come solo Spider-Man sa fare. Oh, e guardate qui chi compare, il primo villain, che ovviamente appare e poi sparisce. Ecco, qui vediamo le basi del sistema di combattimento. Ho deciso di partire dall'inizio proprio per farvi vedere, diciamo, come inizia il gioco, cioè cosa succede nel momento esatto in cui inizia la partita dopo aver messo il disco nella console. Il sistema di combattimento, lo potete vedere, è estremamente semplificato, ricorda a tratti quello di Batman, dei vari Arkham, però è ancora più semplice, cioè quello di Batman in generale è più... ecco, vabbè, mentre parlo mi sono fatto distrarre. Comunque, in generale, vedete, si tratta semplicemente di premere il tasto quadrato e il tasto triangolo quando compare un indicatore grande come una casa, quindi insomma... diciamo che non è proprio... Adesso arriverà il capobanda. Eccolo qui. Oh, è armato. Che paura. Attenzione. Allora cosa si può fare? Disarmiamo. Colpo di ragnatela. Lo rallentiamo. E a questo punto lo possiamo picchiare come ci interessa a noi. Mossa speciale. Quando lo stordite, premendo il tasto cerchio, potete eseguire una mossa speciale. Vedete i combattimenti? Ovviamente questi sono i primi combattimenti a livello di difficoltà normale. Ma non aspettatevi nulla di più, anche a livello di difficoltà più elevato. Il gioco è abbastanza semplice, salvo qualche aumento, qualche picco nella difficoltà negli scontri con i boss. Scontri con i boss che, diciamo, sembrano usciti dal manuale del boss fight, dal corso base per i boss fight, mettiamola così. Troverete i boss che vi caricheranno e che voi dovrete schivare mentre magari vanno a scontrarsi contro il muro. A quel punto saranno storditi e li potrete colpire. Troverete boss che scapperanno in punti elevati e dovrete farli cadere giù. Insomma, c'è un po' tutto quello che si è già visto sia in altri vecchi giochi di Spider-Man, perché insomma ne abbiamo giocati tanti, e sia anche in altri giochi d'azione in generale. Questo Spider-Man in sostanza non offre nulla di nuovo, ma veramente nulla, ed è un po' strano perché i ragazzi di Binox, questo team, il team che si è, diciamo, occupato di questo gioco, si erano distinti anche per aver proposto qualcosa di nuovo con vecchi titoli, anche di Spider-Man. Io nella recensione che leggerete domani ho citato Spider-Man Shattered Dimension, che a me era piaciuto, non a caso l'avevo recensito dando gli 8. Questo Prodin voglia proprio a comprarlo, sì, è vero, direi proprio di sì. Non invoglia moltissimo. Oh, qui intanto facciamo vedere lo scatto del ragno. Oh, lo scatto del ragno è un'altra abilità che può essere sfruttata per muoversi rapidamente in città. Ripeto, il movimento in città è sicuramente uno è una delle cose riuscite meglio di questo gioco. Vedete, cioè si può tranquillamente... esplorare l'intera Manhattan in una manciata di salti e sfruttando al meglio le ragnatele e... Devo andare a quel cantiere se voglio trovare questo Herman Schultz. Ok. Oscillazione a destra. Come vedete il gioco all'inizio vi dà tutti i mezzi per poter sfruttare al meglio le capacità di Batman. Sì, di Batman, scusate. Mi sarebbe piaciuto adesso giocare a un gioco di Batman piuttosto che a questo, però non posso, purtroppo non posso. Mi trovo a giocare questo. E qui vedete un'altra cosa. Allora, in questo momento il gioco ci presenta i sensi di ragno.
i sensi di ragno che permettono di vedere attraverso i muri, diciamo, e di identificare punti di interesse all'interno delle ambientazioni, ecco in questo caso i nemici e le casse che devo, diciamo, mettere al sicuro, quindi diciamo ricoprire di ragnatela, tradotto. Quindi togliamo adesso, entriamo in modalità scatto di ragno, tieni premuto R1 e scegliamo quale bersaglio colpire per primo. Allora io direi quello, uno armato. Cominciamo con questo con il coltello? Cominciamo con questo con il coltello. Ciao! Oh, ecco, quando vi parlavo di combattimenti che non sono per niente difficili, ecco qua. Quadrato, quadrato, è morto. Quadrato, 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 triangolo. Quadrato, 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 quadrato. Come vedete non è niente di entusiasmante. Cioè il gioco è stordito. Cerchio. Un po' di varietà, ecco. A questo punto dobbiamo mettere al sicuro questa cassa. Andiamo vicino e premiamo cerchio per avvolgerla. A posto.